mute e accessori. Stando in acqua, avrete certo notato che dopo un lasso di tempo più o meno lungo cominciate a sentire freddo anche se l'acqua inizialmente sembrava calda. In definitiva, in acqua ci si raffredda prima che in aria a pari temperatura e sono quindi necessarie particolari attrezzature per limitare la dispersione di calore corporeo. Quando l'ambiente è costituito da aria, si ha una moderata cessione di calore in quanto questo gas, se intrappolato dai vestiti, non è un buon conduttore di calore. In acqua, l'assorbimento e la trasmissione di calore sono invece decisamente maggiori. Per proteggersi dalla perdita di calore, i subacquei usano le mute. Sono in pratica delle tute realizzate con materiali particolari in grado di limitare la dispersione termica. I materiali delle mute, generalmente neoprene, per avere una funzione isolante, sono utilizzati sotto forma di schiume sintetiche che racchiudono all'interno bollicine di aria o azoto. Questi gas, essendo cattivi conduttori di calore, riducono notevolmente lo scambio termico fra lo strato di acqua o aria a contatto con la pelle e l'acqua all'esterno. Più la schiuma è spessa, maggiore è la sua azione isolante. Il tipo di materiale da utilizzare e il suo spessore dipendono essenzialmente dalla temperatura dell'acqua nella quale si svolgerà l'immersione e dalla sua durata. La muta ha inoltre la funzione di proteggere da oggetti taglienti e animali urticanti, nonché da scottature solari durante il nuoto in superficie. Il criterio ottimale di scelta per le mute stabilisce che esse devono essere aderenti, senza stringere troppo, e adatte alla conformazione corporea. Quando è necessario è bene proteggere anche mani e piedi con guanti e calzari in neoprene, mentre per la testa si utilizza un cappuccio che può anche essere integrato nella muta stessa.